Non abbiamo annullato queste due giornate di assemblea perché le abbiamo volute vivere come in realtà sono state pensate da sempre, un'occasione attraverso cui il vescovo convoca la chiesa locale per mettersi in ascolto, perché questo ascolto profondo è la via maestra per il discernimento. Si è aperta con l'intervento del vicario per la pastorale, Don Francesco Pierpaoli, la prima giornata dell'Assemblea Pastorale Diocesana lunedì 8 giugno, assemblea che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, non si è potuta tenere in presenza al centro pastorale, ma che è stata ugualmente molto seguita sulla piattaforma Zoom. Dopo l'introduzione di Don Francesco Pierpaoli e la preghiera guidata dal vescovo Armando, la lezione è stata affidata a Don Ugo Ughi. Tutta l'azione missionaria e pastorale della Chiesa, ha sottolineato Don Ugo, è incentrata sull'esperienza viva, la testimonianza e l'annuncio di Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, incarnato, morto e risorto, che dona lo Spirito Paraclito ai suoi discepoli e a tutta l'umanità per rinnovare la faccia della terra. Abbiamo da poco celebrato il tempo pasquale, ha messo in evidenza Don Ugo, e abbiamo ricevuto, pur in mezzo a tante limitazioni, la grazia della Pasqua, il dono della vita nuova, per cui la nostra esistenza personale, familiare, sociale ed ecclesiale non dovrà più essere quella di prima, non solo per l'esperienza devastante del Covid-19, ma per la partecipazione viva e attiva alla Pasqua del Signore, che continuiamo a celebrare in ogni liturgia con al vertice la domenica. La prima giornata dell'Assemblea Pastorale Diocesana si è conclusa con l'ascolto dei coordinatori dei cinque tavoli sinodali, occasione di riflessione organizzate online durante la pandemia per soffermarsi su alcune parole chiave per le nostre comunità. I coordinatori hanno riportato proprio ciò che è emerso in questi momenti preziosi di confronto.